signori amici di Telegolfo e del grande o piccolo basket, bentornati al Palla Fabiani di Formia. Stanno per scendere in campo il Meta Formia Basketball contro il Frassati Ciampino per l'11ª giornata di ritorno del campionato di Ricci Gold. Siamo ormai entrati nel rettilineo finale e mi sembra anche un paragone preciso, visto che nel frattempo magari tanti di voi stanno guardando il Gran Premio di Formula 1. Stiamo imboccando il rettilineo finale, andiamo a dirvi subito i quintetti, le squadre che scenderanno in campo. Agli ordini di Giovanni Di Rocco, il Formia di schiera con Di Rocco, Polidori, Coronini, Rodriguez, Varga, Mandarelli, Porfido, Perez, Norbedo, Massaro e Meschino. Agli ordini invece di Giunio, Menichincheri, Di Bello, Pichini, Iori, Zambonelli, Mariani, Moscianese, D'Angelo, Danzi, Cecchetti, Spizzichini, Cammillucci e De Marzi. Gli arbitri di quest'oggi saranno i signori Indro Spinelli e Daniele Gai. Ci siamo quasi, le squadre si salutano, i quintetti si salutano in campo, pronti per l'inizio di questa 11ª giornata. Il Formia viene da una striscia di 6 vittorie consecutive in questa corsa per consolidare il secondo posto in vista dei playoff, 2 vittorie consecutive anche per il Frassati Ciampino, che al quinto posto a sua volta è a caccia del miglior piazzamento possibile. Il primo possesso è per il Formia, che gioca con Colonini, si va sotto canestro per Perez che va subito a segno, subito 2 punti, cronometro che si muove, punti che si sbloccano immediatamente. Adesso prova a rispondere il Frassati, linea di fondo, pescata, poi in appoggio al tabellone, non riesce, va al rimbalzo il numero 11 D'Angelo che subisce il fallo, si rammarica per non aver convertito anche i punti. Subito un fallo, subito 2 tiri liberi per D'Angelo. Primo va a segno. A segno anche il secondo per Damiano D'Angelo. 2 punti Perez, 2 punti D'Angelo, 2-2. Dopo i primi 30 secondi di questo primo quarto, Coronini riceve da Norbedo. Forma chiaramente in completo bianco, attaccata da destra a sinistra dei vostri teleschermi. Frassati Ciampino in completo blu scuro, quasi nero, da sinistra a destra. Riceve Moscianese, palla che si perde nel vuoto, Di Bello è venuto incontro, ha cercato la profondità, invece il suo compagno, palla che si è persa fuori, possesso a vuoto per il Frassati Ciampino. E Meta Formia in possesso, Coronini è sempre lui ad iniziare l'azione. Porfido si fa vedere vicino, si fa da Norbedo che si è staccato ed è uscito all'arco. Rodriguez si ferma, ancora Norbedo, finta di tiro, prova la penetrazione, si fa tutto l'area verniciata. Porfido arma per la seconda volta il tiro da 3, per la seconda volta sbaglia. Perez, palla a canestro, lotta, si gira, va al tiro in appoggio, rimbalzo corto pescato da Rodriguez, si mette nelle mani di Colonini che lascia andare per aria il pallone, non fa canestro ma prende il fallo del numero 0. Parità quindi anche nei falli adesso con il fallo di Pier Claudio Di Bello e Coronini in lunetta. Mano fredda al 50% per Giovanni Coronini, calda altrettanto al 50%, 1-2 e 3-2 il punteggio. Cammillucci si va da D'Angelo, ci pensa un attimo, poi lascia a Di Bello, spazio per il numero 10 che fa un passo in area e poi va a segno. Moscianese, primo vantaggio per il Frassati Ciampino. A volte lo chiameremo Frassati, a volte lo chiameremo Ciampino, chiediamo scusa già ai nostri amici. Anche Norbedo ci prova dalla lunga distanza, un altro errore, 3 errori su 3 dai tiri da 3 per il Meta.
Di Bello, D'Angelo si va dall'altra parte per Camillucci, si butta dentro, lascia andare per il pallone e prende il palo. Coronini subito con il contropiede, c'è Rodriguez tutto solo da questa parte, non lo vede Coronini, adesso lo serve dall'angolo libero con spazio Rodriguez, ancora un tiro dall'arco sbagliato. Transizione offensiva, adesso ci prova da tre anche Di Bello, la palla prende il primo ferro, al rimbalzo ci arriva Perez e poi lo completa Norbedo che chiama la rotazione in attacco. Rodriguez che va a posizionarsi sull'angolo opposto rispetto a dove ha provato il tiro in precedenza, entra a piccoli passi, si gira, cerca di attaccare il canestro, prende il fallo del numero 15, secondo fallo per il Frassati, lo commette Daniel Danzi. Non c'è stata l'azione di tiro, sarà successiva al fallo non complementare, quindi niente liberi. Norbedo, Porfido, gli fa spazio, gli fa muro Coronini e una volta sbaglia, la seconda può darsi, la terza magari no, e infatti Porfido va a segno, il miglior marcatore del Meta fino adesso in stagione, 438 punti prima di questa gara, chiaramente vanno aggiornati con questi tre, la media di 17.5 a partita per il numero 16 del Meta. Quell'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia bianca. La rimessa sarà per il Frassati. Lasciamo alla scritta Ciampino sulla maglia ai giocatori del Frassati l'onere di completare la nomenclatura della squadra. Noi ci facilitiamo la cronaca. Danzi finta il tiro, a spazio per il tiro da tre, prende il secondo ferro, il rimbalzo lungo pescato da Coronini che adesso si muove in avanti. Blocco di Rodriguez a liberare lo spazio di Coronini che gli restituisce il pallone. Ancora Coronini. Perez si libera sotto canestro, poi va a portare il blocco. Coronini ci pensa, scarico su ancora nell'angolo per Rodriguez che non va lontano dai tre punti. Il rimbalzo è pescato comunque dagli uomini in maglia blu. Poi sbagliano l'errore di Moscianese che voleva un fallo. Norbedo, bel passaggio per Rodriguez che attacca ancora il ferro e sbaglia, tanti errori in questo inizio di partita da una parte e dall'altra. Adesso bene a rimorchio e va a schiacciare Danzi che poi carica i propri tifosi, non se ne vedono tante di schiacciate in questo campionato, in questo palazzetto. Bella, senza dubbio, dà un qualcosa in più qui Perez, fa andare per aria il pallone, per poco non va a segno, pesca comunque il fallo del numero 10, fallo di Moscianese e Perez andrà in lunetta per due tiri liberi. ...5:30 sul cronometro del primo quarto, già tre falli per il Frassati con Perez che sbaglia però il primo tiro dalla lunetta. E sbaglia anche il secondo, 0 su 2 dai liberi, 1 su 4 fino adesso per il Meta dalla lunetta. Mani un po' freddine per gli uomini di Dirocco. D'Angelo va a mettersi nel traffico, libera per Di Bello che ha qualche difficoltà a controllare il pallone, ci pensa Perez che lascia a Coronini. Lancio per Porfido che può prendere la mira, ancora un errore, attenzione al contropiede, 2 contro 1, si gira bene il numero 23 che poi va forse c'è stata interferenza a canestro, sì interferenza, quindi io assegno nel dubbio. Due punti con un asterisco a Camillucci. Ancora Rodriguez che attacca il ferro, un altro errore, stanno cominciando a diventare tanti. Mentre qui c'è fallo di Coronini. Ha bisogno dell'appoggio del suo pubblico il Meta in questo difficile inizio di partita. 6-8, 4:40 alla chiusura del primo quarto, la palla dentro, ci pensa un attimo il numero 15 Danzi che poi
costringe al fallo Rodriguez. Due liberi per Danzi, primo fallo per il capitano del Meta. Ma sbaglia Danzi. Il secondo entra con un po' di fatica. Un possesso pieno di vantaggio per la squadra ospite, che adesso difende sull'attacco di Coronini. Si libera Porfido che riceve, si gira, lo scarico ottimo per Perez, che da lì non può sbagliare. Rimedia al doppio errore ai liberi Perez. 8-9. Camillucci si va a imbottigliare, libera però lo spazio per il tiro da tre di Moscianese, che sbaglia. Attenzione, possibilità per il Meta di riportarsi avanti con questo possesso. Norbedo va da Coronini, il blocco di Perez, gli restituisce il pallone benissimo Coronini, e ancora meglio il canestro di Perez. 6 punti per Perez, più della metà del fatturato totale del Meta Formia, che torna avanti di un punto, ma torna avanti. Qui forse passi, Camillucci riceve la palla dentro per Danzi in appoggio al tabellone, sbaglia completamente, un tiro che non sembrava così difficile. Coronini dall'altra parte si butta dentro, attacca il ferro, sceglie Rodriguez, si va da Norbedo che ha spazio, tempo per prendere la mira, sbaglia la tre, al rimbalzo Perez! Edu Perez! Avevamo detto 6, facciamo pure 8 punti per Edu Perez in questi primi 7 minuti di partita. Buona la finta e lo stile con cui D'Angelo va a segno. 12-11. Coronini. Rodriguez. Norbedo per Porfido. Aspetta suggerimenti o soluzioni. 5 secondi, 4 secondi, attacca il ferro, al rimbalzo Rodriguez, non riesce però a mettere dentro il tappino. Una situazione comunque complicata. Frassati dall'altra parte, finta di tiro, il tiro arriva adesso dall'angolo e sono 3 per il numero 23, a segno Camillucci. Torna avanti il Frassati e time out per coach Di Rocco. 3 punti che sono i primi 3 punti per Luca Camillucci, anche se io personalmente, per tenere il conto più che altro, gli ho segnato anche i 2 ottenuti con l'interferenza a canestro. Frassati che sta trovando con maggiore precisione canestri che si stanno traducendo in questo 12-14, Meta che è molto invece impreciso dall'altra parte, tanti errori, ma una squadra che comunque ha preso buoni tiri, non ho visto situazioni particolarmente forzate, forse a parte l'ultima conclusione di Porfido che non è riuscito a trovare Scari che si è buttato dentro, per il resto sempre azioni molto ben costruite. Non esistono chiaramente soluzioni semplici quando si affrontano squadre come in questo primo quarto, che stanno dando sicuramente tanto sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Adesso palla per il Meta, Norbedo, Coronini, 2-22 alla chiusura del primo quarto, 1-2 Meta, 1-4 Frassati. Pescato un fallo contro il Meta, cambio di possesso, fallo credo sia stato di, no, non è Coronini perché altrimenti sarebbe stato il secondo fallo, forse Norbedo. Comunque ha raggiunto il limite il Meta, che è pescato bene di bello, che riesce anche a tenere il pallone in campo, palla sul perimetro, liberato al tiro Camillucci, secondo ferro, rimbalzo lungo preso da Coronini.
che si precipita dall'altra parte, attacca il Feroz, il pallone va a segno, subisce il fallo e andrà in lunetta per il libero supplementare. La scossa di Coronini, palleggio di Potenza, attaccato il ferro, lasciato andare per aria il pallone ed a prendersi un fallo importantissimo, soprattutto perché va a sommarsi ai due punti realizzati. Oddio, il canestro che ha trovato il fallo, scusate, mi sto impappinando da solo. Ma ancora un viaggio a vuoto dalla lunetta per il meta. 4 errori su 6, su 5 tentativi per i ragazzi di Rocco. 14-14. Rimbalzo preso ancora da Coronini. Lancia in avanti l'intercetto di Cammellucci. Palla oltre la riga di fondo. Rimessa per i padroni di casa. Coronini si ferma, cerca soluzioni, trova Porfido che deve tirare in fretta. Ma... scusate, quando arma il braccio da tre punti Porfido ci mette davvero poco a entrare in ritmo. 17-14, attacco Frassati, la stoppata ancora di Porfido che ci mette la mano, mette il pallone fuori. 11 secondi e cambi per Di Rocco, entrano Meschino e Mannarelli, escono Norbedo e Rodriguez. Si è rimessa un possesso pieno di vantaggio il Formia. A 1 minuto e 2 secondi dalla chiusura del primo quarto, traffico sotto il ferro e passi fischiati contro Mariani. Ultimo minuto. Mannarelli per Porfido. Adesso sì che può agire con più calma. La squadra di casa si libera. Coronini va a ricevere lontanissimo da canestro. Dentro molto bene servito il pick and roll di Rodriguez, che però sbaglia la sotto canestro. Ultimi due possessi del primo quarto. Il primo se lo prende il Frassati. Libera per Cammellucci. C'è stato un tocco, rimessa ancora per la squadra ospite. 34 secondi allo scadere, 14 secondi da giocare per la squadra ospite. Di Bello si allontana da canestro, poi si butta dentro, palleggio, arresto, tiro e canestro di Di Bello. Accorcia le distanze, ultimo possesso, discrepanza di circa, dovrebbero essere poche, in realtà non ci sono perché il chilometro dei 24 non sta camminando. Infatti gli arbitri aspettano prima di far riprendere il gioco. Aspettiamo di vedere cosa succede. Se verranno aggiunti secondi al cronometro dei 24 oppure se si andrà a giocare fino alla fine. Nel momento che mancavano circa due possessi, quindi si potrebbe anche andare fino alla fine. Infatti così è. Perez inciampa, Mannarelli 10 secondi, Coronini ancora per Mannarelli, una mezza idea, ancora palleggio, arresto, tiro, prova magari anche a prendersi un fallo. Rodriguez in palleggio, quasi pallavolistico, non entra il pallone, si chiude il primo quarto 17-16. Metaformia che si è ripresa con autorità, a graffi la partita. Questo primo quarto si chiude con un solo punto di vantaggio per la squadra di casa. Restate con noi per l'inizio del secondo quarto di Formia Frassati. E rieccoci per il secondo quarto appena iniziato, 17-16 il punteggio per il Meta, che adesso deve difendere dall'attacco del Frassati, che fa girare il pallone, riceve sotto canestro il numero 10, lascia andare per il pallone, lo stoppa Perez, lo perde però Mannarelli, rientra in possesso di Bello, si va da Cammellucci che cerca di far passare il pallone sotto le gambe di Coronini, trova il piede del numero 8 in maglia bianca.
perso il tiro completamente sbagliato da parte di Moscianese. Non riesce però il meta ad attaccare con coscienza in questa fase. Tutto azzerato, insomma, possesso nuovamente per la squadra ospite. Mariani si mette nelle mani ancora di Moscianese, aspetta movimenti, trova Di Bello che è uscito dai blocchi. Ancora Di Bello da fuori, primo ferro, il rimbalzo, lotta il numero 11, va a prendersi il fallo, non c'è il canestro. Fallo di Meschino. Ma io già sto perdendo la voce, la solita farà complicata per i quarti a venire. Camillucci, Di Bello, Coronini, il cambio con Meschino, prova a crearsi spazio D'Angelo, si affida alle mani di Moscianese, due punti per lui. E Frassati che torna avanti, 17-18, Coronini si butta dentro Meschino liberando lo spazio per la ricezione di Mandarelli, ancora Meschino, si gira, va al tiro, secondo ferro e rimbalzo preso da Camillucci. Mandarelli difende bene, Camillucci si fa tutta la linea di fondo, poi si libera per il tiro dall'arco e sono tre di Camillucci, due canestri dal campo di Camillucci, tutti e due da tre. Coronini, Porfido deve stoppare questa palla, per farlo però pesta la riga del fallo laterale, rimessa. Ed entra Varga al posto di Perez. Mandarelli, Meschino e Varga in campo del quintetto base, sono rimasti solo Coronini e Porfido per il meta. Prova a mescolare le carte Di Rocco. Quel fallo subito ancora da un Camillucci con le marce altissime. Di Bello si butta dentro Camillucci, Di Bello non può servirlo ora, prende spazio, si butta dentro, ancora arresto e tiro di Di Bello, il ferro e il rimbalzo preso da Porfido. Coronini si butta dentro, Coronini ancora cerca ma non trova il canestro. Bene invece il movimento di D'Angelo che però a sua volta sbaglia. Coronini, Porfido cerca di prendersi quantomeno un fallo, non trova né il canestro né quello che stava cercando. Attacca il ferro invece bene Di Bello, punti numero 3 e 4 per lui, ma soprattutto i punti del più 6 per il Frassati. Ci pensa Porfido, tranquilli, ci pensa Porfido ancora una volta da 3 a rimettere un possesso ancorché pieno tra le due squadre. Mandarelli finisce giù, può andare da 3 e si riporta avanti di 6 il Frassati con i 3 punti di D'Angelo che ha sfruttato lo scivolone di Mandarelli per uscire dall'arco e andare a segno con il tiro da 3 punti. Entra Di Rocco al posto di Coronini. Ancora 6 punti di distanza tra le due squadre con Porfido che va in lunetta. È stata quindi una sanzione contro il Frassati,
e possesso, forse chiamato alla panchina addirittura. Ammetto di non essere stato particolarmente attento. Di Rocco, Mannarelli, bene per Di Rocco, eccezione al volo, trova poi Varga che si libera ma sbaglia, la rimessa è per il meta, si arrabbia Varga con se stesso mentre sta per entrare Pichini, Lorenzo Pichini, classe 2000 al posto di un 95 per Claudio Di Bello, che va a sedersi. 4 punti per Di Bello fino ad ora. Varga, Mannarelli ci prova da 3 e dentro la tripla di Mannarelli alla sua prima conclusione in questa partita. Eccolo Pichini che riceve la palla che gira, si va fuori ancora per D'Angelo. Cammillucci ci pensa, ci ripensa, poi il tiro da 3, prende il ferro, Porfido rinuncia al cross per Mannarelli, si va da Meschino, palleggio in mezzo alle gambe, spalle a Canesso, si gira, trova Varga che si perde il pallone, è un'entrata in partita da incubo per Varga. Attenzione al tentativo da 3 di Mariani. L'errore di Rocco, cerca di raffreddare gli spiriti, dice la stessa cosa a Mannarelli che riceve. Mannarelli forse non è la persona più adatta per dare una calmata alla partita. Di Rocco dietro per Mannarelli che ci riprova da fuori, è per pochissimo, non fa 2 su 2 da 3, 24 a 26, palla che esce dopo un tocco del meta e time out chiamato da coach Manny Kincheri. Ferma la partita sul 24 a 26 per la squadra ospite, 5 minuti 6 secondi per andare all'intervallo lungo. 3 triple di Porfido lo rendono il miglior marcatore fino a questo momento della gara, perché si va ad aggiungere anche il libero sulla situazione di fallo chiamato dalla, almeno a quanto ho capito io, dalla panchina. Sono 10 punti per lui contro gli 8 con asterisco per quei 2 dati per interferenza a canestro di Cammillucci. Ripeto, io li scrivo anche per tenere bene il conto al di là del tabellone che ci suggerisce sempre presente il punteggio. Potrebbero essere tranquillamente 6 i punti di Cammillucci, in quel caso sarebbe D'Angelo il miglior marcatore per i suoi con 7. Eccolo Cammillucci che riceve, distribuisce il pallone, spaziatura per il tiro dall'arco di D'Angelo che deve avermi sentito, e va a quota 10 Porfido. L'errore, Varga al rimbalzo, fuori per Di Rocco che aveva spazio ma non si azzarda a tirare da fuori. Varga si va a mettere nel traffico, il pallone è toccato, 7 secondi alla chiusura dell'azione per il meta che può usufruire di questa rimessa. Meschino riceve dentro per Varga e questa volta non può sbagliare, e non sbaglia, Filip Varga a segno i primi 2 punti della sua partita. Qui Mannarelli quasi soffia via il pallone a Pichini, gira la palla nelle mani di Moscianese che poi subisce un fallo. Il cambio, va a sedersi Cammillucci, entra Dario De Marsi.
tra proprio lui a rimettere in gioco il pallone, lo fa per Pichini, ancora De Marsi, Moscianese, palla per D'Angelo, buona tecnica ma tiro sbagliato di Rocco. Pressing subito su di Rocco e tiene ancora il pallone, poi trova Mannarelli, si va da Meschino che si butta dentro, si ferma e segna Meschino. ...28-29... un punto di scarto tra le due squadre. Moscianese, Pichini, D'Angelo per Moscianese, Di Marzi, la palla per Pichini che ci prova da tre, l'errore al rimbalzo, ci arriva un giocatore del Frassati ma mette il pallone nelle mani dei giocatori del Meta. Porfido in appoggio al tabellone, due punti e lo sguardo cattivo su Mariani che ha provato a contestargli questo tiro. Torna avanti con il naso il Meta, 30-29, 2-50 all'intervallo lungo. Pichini, De Marzi, si ferma Di Marzi, trova Mariani che ci prova da tre, il tiro si è visto da qui che era leggermente fuori bersaglio, prova il ferro ad aiutare il Frassati ma non questa volta, la stoppata poi di Di Marzi su Mannarelli e cambi. Entra Norbedo al posto di Porfido, cambio anche per il Frassati, è rientrato Di Bello al posto di D'Angelo, escono quindi i due migliori marcatori della partita. Mannarelli, la rimessa per Di Rocco, 15 secondi, Di Rocco ci prova da fuori, primo ferro e Varga riesce a tenere il pallone in campo ma poi lo regala a Moscianese che può avanzare, lascia per Di Bello, Pichini si gira qui, Mariani, lo scambio con Moscianese, ancora Mariani, la bomba di Mariani che si iscrive alla partita, primi tre punti per lui importantissimi perché riportano avanti il Frassati. Sera da due, ho visto male io, da due che 30-31 e a segno Meschino dal nulla e questa volta dubbi non ce ne sono perché è una tripla. ...33-31, un possesso di vantaggio per il Meta, si va da Pichini che ci prova da tre, al rimbalzo ci arriva Di Bello e accorcia di nuovo, anzi a parità, quota 3, entra, in pappino, parità quota 33 di Rocco. Meschino si gira, trova Norbedo, preso un po' in controtempo Norbedo, palleggio, arresto il tiro, l'errore Di Bello, gli gira intorno e se ne scappa. Ancora Di Bello dopo lo scambio con un compagno che poi se la prende con la panchina. Pichini, Di Marzi, l'intercetto di Mannarelli buono per mandare il pallone fuori, time out chiamato da coach Menichin Kerry e con il punteggio in parità quota 33 e 41 secondi dalla fine del secondo quarto si interrompe il gioco. Quindi sì, era da due il tiro di Mariani. Mentre Mannarelli, forse c'è una chiamata urgente, lo fa uscire dal campo. Corso verso gli spogliatoi. Sono 10 punti per D'Angelo, 12 per Porfido. Poi segue Perez a 8. Così come quelli con l'asterisco di Camillucci, marcatori per questa partita, almeno fino a questo momento, diciamo i migliori marcatori di questa gara.
undicesima giornata di ritorno su 15. Stiamo avvicinando alla fine di questo campionato, di questa stagione regolare, alla fine del campionato, mancherà ancora un po'. Appuntamento imperdibile con i playoff. Di Bello con qualche problema, finisce il tempo a disposizione, scaduti i 24 secondi, palla persa per il Frassati. Rientra Pichini, posto di Moscianese. Di Rocco, 30 secondi. Ultimo possesso che sarà del Frassati, di Rocco. Coronini, 10 secondi. Attenzione, c'è un fischio, il fallo di Pichini. Cronometro che si resetta, quindi dovesse usare tutto il tempo a disposizione il meta. E Frassati avrebbe solo 3 secondi, sono abbastanza per costruire un'azione. Coronini, Varga, ancora Coronini, il blocco di Varga, Coronini, poi Varga si butta dentro, palla fuori per Meschino che ci prova da 3 a contestare il rimbalzo, poi Norbedo scippa il pallone, la regala di Rocco, il tiro di Dirocco, un secondo alla fine, non entra il tiro di Dirocco. Applausi del Pala Fabiani però per questo finale di quarto del meta, parità, quota 33, 10 minuti di pausa anche per noi. Ci vediamo dopo l'intervallo lungo per il terzo quarto di Formia Frassati. Eccoci qua dal Pala Fabiani, Davide Guzzardi in cuffia, o meglio al microfono quest'oggi, Nicola Dell'Anno alle riprese, pronti per il terzo quarto di meta Formia Frassati Ciampino. 17-16 per il meta, si è chiuso il primo quarto, 17-16 si è chiuso il secondo quarto per il Frassati, perfetta parità, quota 33 in questa undicesima giornata di ritorno, iniziati gli ultimi 20 minuti di questa partita, si direbbe nel calcio più recupero, noi qui siamo semplicemente salvo interruzioni, interruzioni che ci saranno e ce ne saranno tante ad ogni canestro. È il primo, è proprio targato meta, targato Rodriguez, che si iscrive alla partita, era uscito nel primo quarto, non ha più rimesso piede in campo fino all'inizio del terzo, chiaramente la ripresa da un infortunio per il numero 10 del meta. Centellinare le sue energie è fondamentale per far riprendere al meglio il capitano da squadra biancazzurra. Coronini, Norbedo esce dall'area, sfida gli avversari, palla fuori per Dirocco che arma il braccio, il pallone entra ed esce, un po' come quando entra ed esce a biliardino, purtroppo non vale. 9 minuti alla fine del terzo quarto, 35-33, attacca Frassati, palleggio della numero 15, si mette fuori nelle mani di Bello che tira malissimo, la palla non sfiora neanche il ferro. Usato anche un fastidio di Bello, speriamo per lui non sia niente di grave. 6 punti di Bello in questa partita. Rodriguez, Perez ha ristabilito il quintetto, se non fosse per la presenza di Dirocco, coach Dirocco. Perez pesta la riga, è stato bravo a riconquistare il pallone dopo il tiro sbagliato, ma palla fuori, rimessa per il Frassati. Di Bello si allarga a ricevere Moscianese, Danzi
si mette nelle mani di Mariani, il pareggio di Mariani, l'errore del numero 9, la guerra al rimbalzo vinta da Perez, Norbedo scappa via, Norbedo la palla nell'angolo per Rodriguez, Perez, Coronini palleggia il resto del tiro di Coronini, la palla ancora una volta entra ed esce, Perez è il più lesto di tutti e il più preciso, va a segno Edu Perez, punti numero 9-10 della sua partita, 3-7, 3-3, 7-40 da giocare nel terzo quarto. Moscianese per Danzi, si gira Danzi, cerca una penetrazione, non c'è spazio, si va fuori da Camillucci, eccolo adesso con spazio il tiro di Danzi, palla fuori, palla per il meta, buon tiro preso dal numero 15. Coronini ha preso forse una manata in faccia, è andato ad asciugare vicino alla panchina, tutto normale. Coronini, proprio lui che avanza, sfida Di Bello, riesce il blocco di Perez, Coronini addirittura dietro la testa per Perez, Norbedo, ancora Coronini, non va al tiro, benissimo pescato Perez che va a segno, subisce il fallo e andrà in netta per il libero supplementare, esplode il pala Fabiani per questa bellissima azione del meta firmata ancora una volta Coronini, Perez, due punti e viaggio in lunetta, e questa volta non sbaglia Perez, 1-3 da lunetta per lui in un percorso in lunetta difficile per il meta nel primo tempo, cioè nei primi due quarti di gioco. Prova a rispondere con il tiro da 3 il numero 9 Mariani, rimbalzo preso dalla squadra di casa, Norbedo se ne va da solo, gesto del cameriere, il pallone che non entra, Di Bello, ancora Di Bello, aspetta i movimenti dei suoi, va da Camillucci dentro per Moscianese, arriva al rimorchio e va a prendersi il fallo di Norbedo, grande inserimento di Mariani, anzi no, era Di Bello, Mariani se n'è andato da tutt'altra parte ed errore per Di Bello dalla lunetta, primo tentativo ai liberi per lui in questa partita e primo errore dalla lunetta, dentro il secondo entra D'Angelo al posto di Mariani, sei minuti e 23 secondi, 40-34 per il meta, massimo vantaggio per i padroni di casa in questa partita se non ricordo male, di Rocco. Rodriguez riceve, finta, Norbedo, ancora di Rocco, non trova spazi per servire compagni o per andare in penetrazione, Norbedo, il blocco di Perez, ancora Norbedo, di nuovo per Perez, la palla che flippa tra diverse mani, alla fine se la prende Danzi, Di Bello chiama lo schema con un gesto che gli appassionati magari di wrestling conosceranno bene, too sweet direbbe qualcuno, Camillucci da 3, si gasa il numero 23 del Frassati Ciampino, 40-37, si rimette a un possesso di distanza la squadra ospite, Coronini fuori per Di Rocco, passaggio rischioso che però va a bersaglio, Coronini per Norbedo, a spazio, tempo, prende la mira, primo ferro e rimbalzo conquistato dal Frassati con Moscianese che si mette nelle mani di Ribello, ancora lo stesso schema chiamato, Perez davanti a lui, va da D'Angelo, c'è un fischio fischiato contro Di Rocco,
sta per entrare Porfido proprio al posto del numero 0. Mette il pallone in campo il Frassati, si butta dentro Danzi, assorbe l'impatto con la difesa ma sbaglia il tiro Coronini, un cross per Perez che poi finisce giù, fischiato il fallo a Camillucci. Era volato Perez, non avrebbe comunque raggiunto il pallone, a mio parere comunque c'è stato il fischio del direttore di gara. Porfido, fondamentale far rientrare in ritmo il numero 16 Norbedo. Coronini, una mezza idea che non diventa intera, subisce fallo, no? Sì, subisce fallo del numero 23, ancora secondo fallo in un amen per Camillucci. Rimessa affidata ancora a Porfido da Coronini, si fa strappare il pallone da Di Bello. A rimorchio Porfido la riconquista, si affida ancora al suo numero 8. Si butta dentro Rodriguez, Coronini invece va dall'altra parte, è Perez che prova da 3, una soluzione che non gli appartiene. Coronini, un secondo, Rodriguez! Palla per il Frassati Ciampino, violazione dei 24 secondi. Ancora 40 a 37. Ritmi bassissimi in questo terzo quarto per quanto riguarda i punti, ma ritmi altissimi, vertiginosi per quanto riguarda la produzione offensiva delle due squadre. Norbedo, squadre che stanno mettendo un'intensità in campo davvero notevole. Coronini si allaga a Norbedo che riceve a spazio dentro per Perez che va a segno, ancora un'azione alla mano quasi rugbistica della meta, quota 15 per Perez, servito benissimo dai compagni in questo terzo quarto. Fallo di Perez che si mette le mani nei capelli, non molto d'accordo con la decisione dell'arbitro, anche Porfido che va quasi in punizione all'angolo. Cinque punti di distanza tra le due squadre, Di Bello in possesso, sfida Rodriguez, si trova lo spazio per andare al tiro, primo ferro, ha rimbalzo solo maglie blu, ma ancora un errore della distanza. Coronini lancia Rodriguez da solo che va in appoggio con eleganza, non ha bisogno di schiacciare Rodriguez. Due punti, 44 a 37, 3 minuti e 26 secondi alla fine del terzo quarto, andrà l'ultimo intervallo breve di questa partita. Di Bello ancora contro Rodriguez, si butta dentro e subisce il fallo di Rodriguez. Secondo fallo per il capitano del Meta e viaggio in lunetta per il numero 0 del Frassati che sbaglia il secondo libero della sua partita. E sbaglia anche il secondo, 1 su 4 ai liberi per Di Bello. Coronini proprio contro Di Bello, Porfido va al tiro, Porfido mani nei capelli per la panchina della Meta e abbiamo detto è fondamentale mettere in ritmo il numero 16, chissà che questa tripla non possa scuotere la gara nelle sue fondamenta. Intanto più 10 per il Meta, 4-7-3-7, 2-44 alla fine di questo terzo quarto, pescato bene dentro Di Bello che va in appoggio, non era Di Bello, era Danzi ovviamente, ci stiamo facendo prendere dal ritmo della partita, qualche errore
concedetecelo per piacere, Coronini. Fermato in partenza il fallo di Di Bello. Secondo fallo per lui. E Porfido che andrà a rimettere il pallone. Entrambe le squadre in bonus da questo momento. Ogni fallo manderà in lunetta Coronini. Perez fuori per Rodriguez che va da tre. Attenzione Rodriguez! La bomba del capitano! E il Formia sta mettendo le zampe tutte quante su questa partita. 50-39. Attenzione perché le partite cambiano in un amen, ma intanto siamo 50-39 che diventa 50-41 con i due punti ancora di Danzi. Cronini, Norbedo, il blocco di Perez, Norbedo arresto, il tiro di Norbedo, dolcissima parabola che accarezza la retina e due punti per Norbedo. Metaformia che sente l'odore del sangue per azzannare alla giugulare questa partita. 52-41 la penetrazione di Ribello, ci mette una mano Norbedo che commette fallo e manda in lunetta il numero 15. No, è sempre Di Bello, io lo confondo sempre con qualcun altro. Bello che però non sta andando bene ai liberi, 1 su 4. Continua il suo percorso negativo dalla lunetta, comincia a diventare un fattore questo. Entra il secondo, sono 2 su 6. E Metaformia a più 10, il pareggio di Colonini, Norbedo. Chiama Porfido, Norbedo, poi alla fine si butta dentro, lascia andare per aria il pallone. Niente da fare, ultimo minuto e 14 secondi, Rodriguez conquista palla, rallenta il ritmo il Meta, invece dovrebbe attaccare la palla per Rodriguez. Perez ci mette le manone Manzi, che poi sarebbe Danzi, e il fallo di Perez. Cambi da una parte e dall'altra. Entra Pichini per il Frassati, entra Mannarelli per il Meta. Mentre Danzi va in lunetta. Due su due per Danzi e sono 3 su 4 nella sua partita dalla lunetta. 52-44, ritorna nella singola cifra di svantaggio il Frassati. Perez, Rodriguez, Coronini largo, Rodriguez si butta dentro, serve Mannarelli, la finta di Mannarelli che torna da Rodriguez, ci prova da tre, ben costruito questo tiro, Rodriguez pesca il primo ferro, il rimbalzo è per la squadra ospite. Moscianese, Danzi, lascia D'Angelo, cerca spazi, torna da Danzi che si butta dentro, va al tiro Danzi, il pallone non entra. Corre per tutto il ferro, attenzione che Rodriguez qui ha spazio, ultimo possesso però del terzo quarto e allora il Meta va alla chiusura, 5 secondi, Coronini palla in mano, ancora Coronini, ultimo secondo, tira Coronini, la palla non entra e si chiude 52-44 il terzo quarto, ultima pausa di questa partita, ci vediamo tra pochissimo, non cambiate canale per l'ultimo capitolo di Metaformia Frassati Ciampino. Ed eccoci qui, sempre Davide Guzzardi in cuffia e Nicola Dell'Anno alle riprese, sta per iniziare l'ultimo capitolo di Metaformia Frassati Ciampino. 52-44 il punteggio per questi ultimi 10 minuti dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold.
laziale. Danzi in possesso il Frassati per Moscenese, si va da Pichini che inizia in quintetto questo ultimo quarto. Porfido al rimbalzo, lo scambio con Cronini, Porfido porta palla, si allarga Mannarelli che poi va a scambiare la posizione con Rodriguez che riceve proprio in questo momento dentro per Cronini il lob. Cronini ci pensa, poi si deve allontanare dal canestro, ancora spalla a canestro, arresto, il tiro in girata, poi Perez prova ad andare, chiamano l'interferenza a canestro che non viene concordato, comunque un fallo qualcosa, poi Porfido prova a stoppare D'Angelo, non ci riesce. I primi due punti del quarto quarto sono della squadra ospite, con D'Angelo con il numero 11 e 12 della partita, del numero 11 Perez. Rodriguez al rimorchio, il rimbalzo è ancora blu. Pichini fuori per D'Angelo, il tiro da fuori di Camillucci sbagliato, rimbalzo catturato da Rodriguez. Coronini si butta dentro e va a segno. Quota 5 Coronini, 54 a 46. Sulle gambe Rodriguez, si è un po' stanco il capitano, c'è il fallo di Porfido. Il cronometro che si ferma con 8 minuti e 16 secondi. Ah, falli da spendere Porfido, il secondo fallo della sua partita. 8 punti a separare le due squadre. Palla blu da battere Di Bello. Pichini riceve, prova a buttarsi dentro il numero 2, Perez lo fa girare però lontano dal canestro e poi ci mette le mani. La rimessa è per il Frassati che però ha solo 6 secondi per chiudere l'azione. Buona la difesa di Perez che ha fatto muro. Pichini che deve farsi spazio in mezzo alle borse. Di Bello, 4, 3, 2, 1 e palla rubata ancora prima dello scadere dei 24. Coronini, Perez attacca il ferro e nonostante l'opposizione avversaria va a segno, mette le mani sulla gara a Perez, miglior marcatore a quota 17 e torna a più 10 il meta. Mariani fuori, Moscenese, Pichini, penetrazione, trovato D'Angelo, fuori il tiro da 3 D'Angelo, primo ferro, rimbalzo alto preso da Perez che anticipa anche Rodriguez. Coronini, trovano spazio per Perez e ancora la corrente Coronini-Perez che funziona e come se funziona. 19 punti per Perez, frutto anche degli assist di Coronini, mentre qui subisce il fallo, penso proprio di Coronini. Adesso lascia il campo per Di Rocco mentre Mariani va in lunetta. Pietro Mariani, 2 punti per lui in questa gara, tutti e due segnati nel secondo quarto. Si è fermato Camillucci, miglior marcatore del Frassati con 313 punti. Una media di 13 a partita, oggi fermo a quota 3, oggi fermo a quota 11 scusate, quindi media ritoccata al momento verso il basso. Va a segno Mariani con il secondo libero, 1 su 2, 50%. Porfido
Perez al rimbalzo e altri due punti di Perez, che sfonda quota 20, si assesta a 21, ma soprattutto 60-47 per il meta. Ci pensa forse troppo Danzi, perde il tempo per il tiro da tre che esce. Di Rocco a guidare la transizione offensiva, lascia Mannarelli, si vanno a posizionare gli uomini in maglia bianca, Mannarelli, Perez, Porfido ci mette la mano su un passaggio citofonato, il numero 11 D'Angelo, e poi si schianta su Mannarelli, è fortunato perché la palla rimane lì, il pallone è proprio per il numero 11 che prova a prendere il massimo da questa situazione, poi c'è il fallo di Rocco. Che ha affiutato il canestro sicuro dell'avversario, va a sedersi Rodriguez, applausi per il capitano e time out, gioco che si ferma. ...60-47... 13 punti di vantaggio per il meta. Abbiamo detto di Perez che ha fatto lievitare il suo fatturato in questa gara, 21 punti per lui, frutto però anche dei tanti assist dei compagni oltre che dell'atteggiamento al rimbalzo offensivo. Coronini particolarmente ispirato, una partita che a livello di punti viene affrontati solo, si fa per dire, 5, ma che l'ha visto effettivamente smistare in maniera magistrale per i compagni. Perez in particolare ne ha raccolti diversi di quei palloni e grazie a questi ha scavato sia il tunnel che ha portato a 21 lunghezze sia il divario che c'è tra le due squadre in questo momento di 13 punti. 5.56 sul cronometro, 60-47, 14 secondi per il Frassati per chiudere l'azione d'attacco. Ci mette le mani Mannarelli, si ritrova comunque il pallone di Marzi che si butta dentro, la stoppata di Perez e l'arbitro che chiama il fallo. Non ci crede Perez, non ci crede la panchina, anche qualche applauso ironico, ma potrebbero anche essere applausi per il gesto di Perez che è volato a stoppare il pallone a Di Marzi, che però ringrazia e va in lunetta. Dovrò chiedere scusa al giocatore che nel frattempo fa 2 su 2, perché ho alternato il suo cognome diverse volte in questa partita, Dario De Marzi, non Di Marzi. 60-49, Perez, Porfido, il fallo poi di D'Angelo sul numero 16 che andrà alla rimessa. Meta che ha raggiunto il bonus dei falli, sembra addirittura il primo della squadra ospite. Invece Porfido, primo ferro al rimbalzo di Rocco, Mannarelli, di Rocco, Porfido che chiama il pallone, vuole entrare in ritmo, Meschino si perde il pallone per sua fortuna, l'ultimo a toccare è Mariani, la palla che sbatturà sotto le gambe. Quindi Porfido che può andare a rimettere con 14 secondi a disposizione per il meta. Mannarelli, la fuga di Mannarelli che va a segnare, ma il canestro non è valido per il fallo di De Marzi, che ha provato a prendere Mannarelli dopo lo scivolone. Mannarelli che poi è andato a segnare, è stato anche un giocatore del Frassati che ha sbracciato. Forse ci potevano essere anche gli estremi per un altro tipo di fallo. Porfido, Di Rocco, si gira Di Rocco, lascia andare
una parabola morbida e dolce che va a mettersi, ad accomodarsi in retina. Primi due punti nella partita di Di Rocco, 62-49. D'Angelo, De Marzi e passi fischiati al numero 25, 4-51. Al termine di questa gara abbiamo superato la metà del quarto quarto. Metaformia in questo momento saldamente avanti. Vero è che nel basket non si sa davvero mai come può andare a finire una partita. Porfido con eleganza ed efficacia. Punti numero 16 e 17 nella partita di Porfido. 64-49. E qui c'è il fallo di Porfido che a questo punto deve stare attento alla sua situazione però di falli. Terzo fallo per il numero 16. Saranno due tiri liberi per D'Angelo. Due su due per D'Angelo. 4 su 4 nella sua partita dalla lunetta. 13 punti a separare le due squadre, 64-51. Meschino, Mannarelli, manda a vuoto D'Angelo, poi va al tiro da tre che lotta e litiga tra tabellone e ferro, ma la soluzione è semplice, alla fine la palla casca dentro e sono altri 3 punti per Mannarelli, 2 triple per lui e palla Fabiani che esplode in un boato. Metaformia che si sta prendendo la partita e la rimessa è per il Meta. Allo sbando totale la squadra di Meni Chinchieri, che intanto fa un cambio, entra Iori al posto di D'Angelo. Attenzione perché il Meta con questo attacco può scavare un solco davvero davvero importante. Porfido dietro la testa per Meschino. Di Rocco ci pensa, poi va in palleggio, subisce il fallo di De Marzi e adesso sì, c'è il cambio, entra Varga al posto di Perez. Gli applausi per l'uomo da 21 punti in questa partita. Guarda da vicino, a 4 punti di distanza Porfido, che resta in campo, può attentare questo traguardo. Meschino sbaglia il tiro, Di Rocco forte al rimbalzo, è il più piccolo di tutti ma se la va a prendere. Porfido tira da casa sua, Porfido, e non va lontano ma neanche vicinissimo dalla tripla che avrebbe fatto a questo punto sì crollare il pala Fabiani. Intanto avanza Pichini, Mariani in mezzo a due, si infila Mariani, due punti in appoggio al tabellone, tocca quota 5 Mariani, sta per entrare Zambonelli per il Frassati. Di Rocco, Varga litiga col pallone, se lo va a prendere De Marzi. Pichini, palleggio, arresto e tiro di Pichini a segno. Primi due punti e la partita di Pichini, classe 2000. Mannarelli prende il palo, ancora Pichini per Iori. Mariani spalla a canestro, si gira Mariani, va a subire il fallo.
Adesso va a sedersi Mannarelli per far entrare Coronini. Gli applausi del pubblico presente al Pala Fabiani, mentre aspettiamo di vedere, non è ancora il momento per Zambonelli, classe 2002, così come 2002 e anche il numero 5 Iori. E qui c'è l'errore di Mariani. Ed eccolo in campo il numero 7, esce proprio Mariani, quindi due giocatori del 2002 per il Frassati Ciampino in campo. Gli applausi del pubblico ospite presente in campo nello stesso momento, Pichini che è un 2000 e poi due 2002 Iori e Zambonelli. Detto garbage time, Varga ci prova da tre, il ferro gli dice no, Pichini proprio per Zambonelli che non attacca, si ferma, va da Dazzi che ha spazio, lo scarico fuori ancora per De Marsi, tiro da tre, sputato fuori dal ferro, dopo il rimbalzo di Meschino la prende Coronini. Tende i movimenti, arriva quello di Meschino che riceve, si va sotto canestro. Varga e fa una cosa bruttina. Poi Di Rocco fuori, ancora il ferro, tanti errori in questa fase. Varga e si impegna per tenere il pallone in campo, non ci riesce. Iori. Pichini, ancora Iori. De Marzi. Zambonelli, Pichini, bello il passaggio di Pichini, poi va a segno Danzi, subisce anche il fallo. E va a quota 12 Danzi, meno 9 a 45 secondi dalla fine per il Frassati. Di Rocco, Coronini, e Varga a segno a rimettersi, a rimettere a più 10 il meta, 22 secondi al termine. Zambonelli ci prova da fuori, incrocio dei pali, Meschino, 9 8 7, e direi che con questa, con il possesso di Coronini che lascia il pallone a terra, si chiude la partita. Metaformia batte Frassati Ciampino 69 a 59 e in anella la settima vittoria consecutiva e continua la sua corsa al secondo posto in classifica. Si ferma dopo due vittorie consecutive invece il Frassati Ciampino, che deve difendere invece la quinta piazza con i giocatori che festeggiano in campo e salutano il proprio pubblico, oltre che salutarsi tra di loro, dai due schieramenti. Non resta che salutarvi per la cronaca di Metaformia Frassati Ciampino, è praticamente tutto. Noi ci restate con noi per le interviste della post partita e poi sempre qui con tutti gli appuntamenti di Telegolfo. Ancora un saluto da Davide Guzzardi e Nicola Dell'Anno. Ci vediamo alla prossima! Baby.
Eccoci qua con Polidori e Perez. Provo a fare una cosa veloce, mi sono impappinato subito. Faremo quindi una cosa veloce per permettere ai nostri ragazzi di andare a riposarsi un po'. È finita una partita che ha visto tanto equilibrio nei primi due quarti, poi gli altri due invece il dominio totale dei padroni di casa, 10 punti di distanza alla fine, che volendo sono anche pochi per quello che abbiamo visto in campo. Sì, il primo tempo siamo stati pari. Loro hanno giocato bene, tiri da due, pure tiri da tre hanno segnato abbastanza, e noi stavamo là un po' molli, diciamo, no? E poi siamo entrati nel spogliatoio, avevamo messo un paio di cose a posto e quando siamo usciti abbiamo accelerato e si è visto alla fine il risultato. Tante belle giocate che ti hanno visto coinvolto dal punto di vista degli assist, sembra ormai che i tuoi compagni, soprattutto con Colonini, abbiamo visto oggi delle situazioni dove la palla spariva e improvvisamente ti compariva tra le mani per andare praticamente a canestro da solo. 21 punti, se non ho contato male, per te quest'oggi, e davvero un'ottima prestazione collettiva, tanti punti di squadra, abbiamo visto di andare a segno quasi con tutti i giocatori che hanno messo piede in campo. Sì, come ti ho detto, con Colonini, ma con Colonini con tutti è facile giocare perché ci capiamo. Quindi sono già non so quanti mesi allenandoci, quindi abbiamo imparato un po' come siamo ognuno e quindi sappiamo che se uno fa una cosa la palla può andare dall'altra parte, quindi ci capiamo facile, alla fine troviamo il canestro facile e come hai detto tu escono belle giocate. Adesso, io, siccome abbiamo parlato di punti alla panchina, finalmente riusciremo a vederti in campo prima della fine della stagione? Perché se segniamo tutti, non vediamo l'ora di vedere cosa riesci a fare anche tu. A me è già capitato di entrare in campo e segnare. Sono io che me la sono persa. Esatto, a fondi è successo. Subito. Però non è detto che nelle prossime partite io non riesco a mettere i piedi in campo. Anche perché le prossime partite saranno fondamentali per blindare il secondo posto in attesa poi della post season e dei playoff. Giocate contro, adesso vado a memoria, Petriana, Sora e Aprilia, che sono squadre che sono nella parte bassa della classifica. Quali sono le insidie di partite del genere, soprattutto considerando che la stagione non è finita? Il fatto è che essendo in bassa classifica cercano di salvarsi, quindi danno il tutto per tutto perché non hanno più niente da perdere. Dobbiamo essere bravi noi e imporci per far capire perché siamo secondi. Adesso scusami della gaffa che ho fatto proprio adesso ti faccio la domanda, secondo me la più importante per chiudere questa intervista: quali sono, perché stiamo arrivando alla fine della stagione, quindi è anche il momento quasi di fare dei bilanci, quali sono le effettive possibilità secondo te, poi chiederemo anche al tuo compagno, del Formia quando arriveremo poi a giocarci i playoff? Secondo me siamo un ottimo gruppo con 10-11 giocatori in grado di stare in mezzo a campo, cosa che altre squadre non hanno, quindi dipende solo da noi. Ci vuole una buona chimica di squadra e dare il massimo di segnare le vendiche in partita. Io te lo dico anche perché parlando con alcuni dei ragazzi, gli spettatori fuori, durante l'intervallo lungo si è parlato insomma dell'attesa di vederti almeno in campo qui. Io, andando alla memoria, quando cominciai a giocare a fondi, io ero in trasferta, quindi mi scuso, non c'ero. Però no, effettivamente io lo sto aspettando con trepidazione. Adesso stessa domanda, ci credete? Cioè credete ad uscire, credete che possiate poter uscire da questi playoff con qualcosa di più di una bella comparsa? Beh, come ti ho detto prima, ancora ci mancano 4 partite, no? Quindi per il momento il nostro obiettivo è pensare a queste 4 partite. Una volta che abbiamo giocato queste 4 partite comincia a pensare nel playoff. E nel playoff è un campionato nuovo, no? Quindi è molto diverso, deve stare concentrato tutte le partite perché sennò rischi di andartene a casa. Quindi l'obiettivo nel playoff è essere concentrati in ogni partita che giochiamo e andare il più lontano possibile. Azzurrare tutto e ripartire, quindi io ringrazio Polidori e Perez e facendovi complimenti ancora per la grande vittoria di quest'oggi. Grazie. Mentre Nicola Dell'Anno alle riprese mi sta promettendo qualcosa che non capisco, io ho la fortuna di avere Coach Di Rocco qui vicino a me, che è una partita, abbiamo appena finito di commentare con i suoi giocatori, che ha visto molto equilibrio nel primo tempo per poi constatare il dominio della sua squadra negli altri due, tanto che avete sprecato tantissime occasioni soprattutto nel finale, dell'ultimo quarto, ma eravate già abbondantemente avanti anche di 13 punti. C'è chiaramente, immagino, soddisfazione per una gara dominata che ha visto andare a segno praticamente tutti quelli che hanno messo piede in campo. Sì, penso che l'analisi dei ragazzi che ha intervistato prima è corretta.
Perez e Polidori ti hanno detto giusto. Abbiamo fatto una prima parte di match sicuramente un po' altalenante, Frassati è quinto in classifica, insomma non è proprio come dire, non era proprio un match come dire da buttare, era una partita importante, lo sapevamo, però poi credo che nei secondi due quarti abbiamo fatto noi la partita, soprattutto difensivamente abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, un linguaggio del corpo sicuro, uso delle braccia, siamo stati bravi contro tagli e penetrazioni, soprattutto li abbiamo portati sempre sul finire della palla, siamo stati capaci di difendere anche 20-22 secondi, quindi siamo stati in grado di farli tirare sempre col cronometro dei 24 che li pressava, che li metteva agitazione, e lì abbiamo recuperato diverse situazioni, diverse palle vaganti, palle intercettate, deflection, quindi abbiamo deviato, insomma lì siamo stati un team coeso e che abbiamo controllato bene il nostro campo per poi andare di là, anche alcune giocate a tutto campo, di corsa, in contropiede, abbiamo spinto forte la palla e devo dire che siamo stati, come si dice, bravi a capovolgere l'inerzia della partita e poi l'abbiamo controllata come facciamo sempre, poi del resto nel nostro campo, un po' questo è il leitmotiv, no? della stagione, perché al terzo quarto noi di solito cambiamo ritmo, cambiamo passo, abbiamo sicuramente un atteggiamento più duro da duri e quindi le squadre fanno un po' fatica a starci dietro. No, abbiamo visto, chiedo una curiosità, abbiamo visto a un certo punto, se non ricordo male, il terzo quarto l'abbiamo vista dirigersi verso quella parte di campo, verso l'altra panchina, sbracciare un pochino, adesso non ho mai capito con chi ce l'aveva, ma le chiedo cosa è successo. No, niente, semplicemente su un fischio di Spinelli volevo dire al mio collega che un arbitraggio così equilibrato, diciamo, non casalingo ma garantista, mi sarebbe piaciuto averlo anche fuori casa e non solo in casa, tutto qui, era una considerazione che volevo fare, avrei voluto fare al mio collega che stava comunque in quel frangente beneficiando, è vero doveva recuperare, è vero doveva rimettere a posto la partita perché noi controllavamo le operazioni, però secondo me stava beneficiando di qualche fischio un pochino, come dire, di aiuto generoso, bravo. E la domanda importante per questo finale di stagione, mancano 4 partite, poi ci sarà tutta la lunga corsa dei playoff. Oggi l'abbiamo visto stare in campo per tanto tempo, tirato fuori nel primo quarto, a riposo nel secondo, ma poi praticamente in campo quasi fino alla fine. A che punto è il recupero di Rodriguez? Io credo che Pablo stasera la prima parte l'ha fatta un pochino ancora con una certa opacità, però invece la seconda parte l'ho visto molto più attento, diciamo soprattutto difensivamente, ha partecipato, ha lavorato tantissimo e l'ho visto positivo. È chiaro che comunque l'infortunio c'è stato, sta recuperando, soprattutto il clima gara, l'intensità necessaria, si sta diciamo ancora preparando, lo stiamo ancora recuperando per bene, ma ritengo che sarà prontissimo per la fase playoff, dove spero noi si possa fare il massimo che abbiamo, che avremo, insomma. Fase playoff, con questa chiudiamo, che arriverà, attenzione, interferenze a canestro anche da questa parte, mancano 4 partite prima dei playoff contro squadre che sono insomma in lotta per non retrocedere, mi rimette Sora, mi rimette Aprilia, sì. Quanto è paradossalmente importante avere questo tipo di partite alla fine, dove in teoria c'è un divario tecnico importante ma nelle quali non potete permettervi di rilassarvi in nessun momento della gara? Per sì, prepararvi di quei playoff. Noi adesso andiamo domenica ad Aprilia, poi avremo la Petriana, poi saremo a Sora e poi riceveremo lo Smith. Quindi, come hai detto tu, partite con 3 squadre, Aprilia, Sora e Smith, in lotta
per la parte bassa, e quindi play out e retrocessione secca, e la Petriana invece tutto sommato, ancora essendo a 22, potrebbe insieme a Civitavecchia insediare Viterbo per la conquista dell'ottavo posto. Quindi diciamo saranno tre partite contro squadre con una psicologia da retrocessione e una con la psicologia da playoff. Credo che ci sarà poca differenza, noi ci dobbiamo preparare ad avere lo stesso trattamento con tutti, trattare tutti con lo stesso riguardo. Stasera ho detto ai miei giocatori con molta chiarezza nel discorso prepartita che il successo e la vittoria non sono mai l'obiettivo, sono sempre la conseguenza di lavoro, dedizione, dettagli, passione, sudore, fatica, valori estremamente fondamentali che vengono prima del successo e della vittoria. Quindi, come mi piace dire a me, solo nel vocabolario della lingua italiana la parola successo viene prima della parola sudore, successo prima di sudore. Invece nella vita e soprattutto nello sport viene assolutamente prima la parola sudore e poi la parola successo. Allora, con questa citazione ci aspettiamo magari un giorno di trovarla scritta sulle mura del Pala Fabiani. Io ringrazio coach Di Rocco. Grazie a voi sempre, grazie.